si torna a guardare ancora una volta giochi rilasciati per i sistemi Amiga. E vi posso dire che questo titolo non l'avevo mai sentito nominare, mai visto, però devo dire tutto sommato che forse è una di quelle piccole perle mancate, rilasciato nel 1992 dal team HOI, e questo gioco si chiama HOI! Graficamente, che vi devo dire? Che tutta la componentistica visiva realizzata da Metin7, devo essere sincero, per essere un computer Amiga è fatta veramente, ma veramente bene. Molto colorata nonostante la pochezza dei colori e degli sfondi, ma tutto sommato ci sta. Ambientazioni, ok, un po' semplificate, nel senso, gli oggetti vicini li vediamo bene, quelli utili sì, li vediamo bene, ma invece in lontananza vediamo più che altro delle colorazioni un po' farlocche, è vero, lo ammetto, però tutto sommato ci stanno per essere un gioco che basa tutto quanto sulla semplicità. Però ho notato che quanto riguarda gli oggetti sono fatti con un dettaglio molto alto che siamo quasi ai livelli di Stick and Stones. Avete presente lo gioco Stick and Stones che era uscito più o meno nello stesso periodo per i sistemi Amiga? Ebbene, è quasi la stessa cosa. Poi, per quanto riguarda i personaggi, a parte il protagonista, che è un po' uno strano ibrido, però tutto sommato era carino e pucciosino da guardare. Abbiamo anche addirittura la possibilità, di vedere delle animazioni discrete, potrei dire, ecco. Poi anche addirittura i personaggi che vediamo intorno, certo, siamo un po' ai livelli, potrei dire, di Super Frog nel design. Quanto riguarda l'audio, che vi posso dire? Che le musichette sono molto accattivanti. E posso dire che riusciamo a farcele rimanere in testa. Certo, forse non sono le più belle che ho mai sentito, ci sono musiche molto più azzeccate, ma dal mio punto di vista sono carine da ascoltare. Giocabilità, come avete già capito, HOI è praticamente un platform dallo stile molto classico. Se avete giocato a giochi un po' tipo Sonic the Hedgehog, che era più o meno uscito in quel periodo, ebbene, copia un po' quello stile. È un gioco che sa essere veloce, e si basa molto sui salti, cerchiamo di arrivare in fondo a un livello, ovviamente, e in pratica non è un gioco che si pretendeva di essere una rivoluzione, perché oltre a mantenere questa idea di essere un platform molto classico, aveva una qualche meccanica in più, come risolvere dei piccoli puzzle importanti che servivano per andare avanti nei livelli. Poi tenete conto che il nostro personaggio non è che riesce solamente a correre e basta, però può anche addirittura saltare sopra gli avversari e ucciderli, e può anche addirittura sparare, ma sapete cosa può fare? Anche addirittura avere dei potenziamenti che possono farlo diventare molto più forte. Insomma, un gioco che sa essere divertente. I livelli purtroppo sono solo 5, ma nella sua immediatezza possono andare più che bene. Ma c'è un piccolo aneddoto che vi voglio dire. Questo gioco, nonostante fosse fatto bene, fosse abbastanza divertente tutto, non ha mai avuto successo. Perché? Perché purtroppo questo gioco, quando doveva uscire, girava già illegalmente nei negozi una copia pirata. E purtroppo trovarono un publisher molto in ritardo e purtroppo non vennero mai pagati gli sviluppatori. E purtroppo lo stesso team è riuscito solamente a rilasciare questo gioco come gioco di dominio pubblico. Ma ed è un vero peccato, perché sicuramente era un platform estremamente interessante, specie se adorate questo genere di giochi molto semplicistici e anche dalla stile parodistico, ecco. Però dai, tutto sommato, se volete recuperarlo, c'è soltanto per i sistemi Amiga 500.